Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e ciò che le aveva detto. La delicatezza del Vangelo di oggi non può che commuoverci. Tutta la scena è ambientata nel giardino dove Gesù è stato sepolto e la disperazione o la speranza tenace di Maria Maddalena riempiono di lacrime tutto lo spazio e tutto il tempo di questa narrazione. Gesù stesso, risorto, domanda a Maria Maddalena il motivo di quel pianto: «Donna, perché piangi?». Ma ci sono dei dolori che ti accecano, che non ti fanno riconoscere nemmeno le cose che hai amato da sempre, che sono anche la causa di quella disperazione che ti chiude in un vortice di solitudine, le lacrime di Maria Maddalena. Così Maria non si accorge che è Gesù stesso a parlare e comincia la sua supplica: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Ci sono dei perché che lanciamo verso il cielo, delle soluzioni che proponiamo a Dio, che agli occhi di un esterno risultano solo parole deliranti come quelle di una donna che piange presso un sepolcro. Ma tutto questo Dio non risponde con una spiegazione, ma con una vocazione. Gesù disse a Maria: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Egli ci chiama per nome. Ci risponde chiamandoci in prima persona, come a dire: «Tu sei la risposta a ciò che mi stai domandando. La tua vita è quella risposta che cerchi da me. Devi viverla fino in fondo, anche in questo dolore». Così Maria Maddalena diviene la prima di una lunga serie di discepoli che non sanno fino in fondo il senso di ciò che stanno vivendo, ma che accettano di vivere fino in fondo la loro vita per capirne il senso.